Cristo risorto durante 40 giorni. Abbiamo passato un anno a ricostruire per volto di Gesù Cristo, costruire questo modello, ricavando informazioni sacra sinda. Poi appare Gesù per meno di minuti che sbatte le palpebre per tornare in vita. Ha funzionato. Il punto di tutta la storia non era vederlo di nuovo in vita. Nel Nuovo Testamento i 40 giorni mancanti iniziano con una donna, la prima persona a incontrare Gesù risorto. È interessante, ma anche insolito, che la prima apparizione di Gesù sia stata una donna. Al tempo di Gesù alle donne non erano nemmeno permesse testimoniare davanti alla corte, non erano accettate come testimoni. Non sarebbero mai state scelte da qualcuno che pianificava la testimonianza di un evento. La Bibbia identifica la prima testimone come Maria Maddalena, una donna dal passato disponibile. Maria Maddalena è una di quelle donne leggendarie, usata come schermo, sul quale sono state proiettate tremende fantasie per 2000 anni. Nell'immaginario cristiano è ricordata soprattutto come la prostituta redenta. È stata associata a peccato, soprattutto a quello sessuale, alla prostituzione. Anche nella lingua inglese, Maddalena è sinonimo di prostituta. Nelle leggende moderne, Maria Maddalena diventa l'amante e moglie di Gesù. E nel Codice da Vinci gli dà addirittura un figlio. Sotto certi aspetti, Maria è un personaggio insolito, perché secondo la tradizione, l'anziana diceva che era una prostituta.